Oh, buongiorno a tutti. Siamo in questa macchina che non lo so dove stiamo andando, stiamo facendo un giro e spero di non incontrare semafori rossi, che perché li odio da morire i semafori rossi. Semafori rossi! Qua c'è la mia piccolina Lola. Lola, saluta il pubblico di YouTube. Timida. Questo è il mio cappellino bianco. Mi ha svetinato tutti i capelli, però è bello come cappello. Io quando l'ho visto la prima volta, vi giuro che me ne sono innamorata di dire: ah, no, devo prenderlo, devo vedere quel... Sì, non riesco a parlare. Devo prendere quel cappello. Poi ho comprato tante cose. Cioè, beh, io amo da morire i vestiti, beh, in questo momento c'ho i jeans, perché mi piacciono tantissimo anche i jeans stretti, da morire. Poi mi piacciono le maglie, così, magari un po' più strette, così. Non lo so, di tutto il mio abbigliamento, questa sciarpa me l'ha regalata mia mamma, non so ancora come ringraziarla perché l'amo troppo, è troppo bella. Vabbè, se per caso un ragazzo che mi guarda veramente no, non capirà forse cose di moda, perché vabbè, noi ragazze siamo pazze per lo shopping, io quando impazzisco a vedere i saldi e vedere le cose che mi piacciono. Oh no, quelle io a casa te vi giuro che ho delle scarpe con i tacchi magnifiche rosse. Non so quando metterle perché io ho un fidanzato meraviglioso, però è più basso di me. Se io mi mettessi i tacchi, ne diventerei un gigante. E mi chiedete come faccio a baciarlo. E quindi stanno lì. Però mi piacciono da morire quelle scarpe. Cosa mi dite voi? Io non so cosa dire. Sto aspettando il mio amore che entri in diretta, perché veramente ci tengo da morire. Beh, allora, guardate l'orizzonte, guarda che bello! No, non è vero, fa schifo, però vabbè. È un tempo che lascia desiderare, un tempo di schifo, vabbè. Vabbè, lasciamo stare. Mio padre accarezza la cagnola, la mia cagnolina, i miei amori. Adesso mi direte, dov'è Maria? Blim, 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 blim. 3, 2, 1. Ritornata qua! Vabbè, sono un po' scema. E allora. No, peccato semaforo rosso! Io odio i semafori rossi, vorrei scrivergli una canzone. Allora, vediamo se mi viene in mente. Io odio i semafori rossi, io odio, li odio da morire, io li odio, li abolirei tutti. Veramente. Oh, è arrivato verde! Ci si muove! Guarda come mi bacia la mia cagnolina, guarda quanto mi ama! Mi ama! Dei palazzi. Beh, sono interessanti. Beh, voi sicuramente direte: che cavolo sa. No, mia cagnolina, guarda come guarda! Dai, sarà protagonista del video, Lola. Si chiama Lola. Quanto sei bella! Non so quando, però io vorrei fare anche una diretta in cui canto delle canzoni che, sai, e per chi mi segue sul mio canale so che anche la mia grande passione è anche cantare, quindi vabbè, adesso sono in macchina, è un po' confuso orario. Magari quando sono a casa riesco meglio, perché vabbè.
Allora, mettiamoci comodi come se fossimo su un divano, vabbè, anche se il sedile posteriore della mia macchina, però vediamo se non è, se è comodissimo, se è comodo. Mi chiederete perché faccio così, non lo so, non so da dove mi è arrivato, boh. Proprio improvvisata. È tutto improvvisato quello che sto dicendo, veramente non c'è copione. E io vabbè. Cosa mi sparo, quello che mi sparo, vabbè. Non lo so. I miei occhi, guardateli, sono verdi. Sembra che c'è un mascara. No, non ce l'ho. Sono struccata. Ma sembra che c'è un mascara, ve lo giuro. Forse lo vedo solo io, forse sono cieca. Però gli occhiali ce l'ho già, quindi. No. Quindi possiamo andare tranquilli. Io sti occhiali li amo davvero tanto, parlando di occhiali. È il mio modello preferito. Ne ho un altro paio di rossi a casa che una volta letteralmente odiavo, perché proprio li odiavo proprio, perché dicevo che mi facevano schifo, non lo so. Ma l'ultima volta che l'ho messi non erano male. Mi stavano bene, dai. Però comunque questi sono sempre i miei preferiti. Infatti io quando cadrò per terra, oddio! Non voglio che si rompano i miei occhiali preferiti. No, 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 no. Non mi dovete lasciare. Non mi date questo colpo al cuore. Per favore, non mi lasciate occhiali miei. Beh, comunque, per fortuna dall'ottico mi sono già visto. Ci sono occhiali simili che mi stanno bene perché comunque. Ci tengo, perché avete presente quegli occhiali colorati che mettono te quelle? Ma a me mi stanno da schifo, ma veramente. Ma no, non lo so, sembro la faccia gigantesca, oppure che ne so, Topo Gigio tipo, ma veramente, veramente, sì, ve lo giuro. Non lo so. Amore, sei già in diretta. E sono un zero. Boh. Vabbè, continuiamo a parlare. Ma veramente, ve lo giuro, sto male. Io almeno sono sincera. Dico le cose che mi stanno male. Quegli occhiali lì mi stanno male. Ci sono delle ragazze che veramente le stanno proprio al bacio, proprio le stanno benissimo. Io invece ho un viso che mi stanno male e devo mettere questi occhiali più raffinati. Sono più raffinati questi occhiali, diciamo. E quindi è mo molto meglio. E così. Amore, lo fai? E ti esci dalla diretta? Amore! Beh, il mio fidanzato, però, non so. Non so se niente dalla diretta, vabbè. Beh, comunque. No! No, il mio incubo! Forse non si vede. Ah! È diventato verde perché era rosso. Io andavo a spaccare il semaforo fra un po'. No, forse mi sarei fatta male io. Se andavo a spaccare il semaforo, veramente. Mi rompevo la mano e poi dopo magari stavo un mese con le braccia ingessato, meglio evitare. Vabbè, io non voglio stare perché non sono spericolata, per carità. Non sono neanche. Ciao amore! Un bacione! Ma ciao! Sono in giro per la macchina! La macchinina che fa brum brum! E
mamma. E facciamo dei giretti così, mio padre alla guida. Guardatelo, tutto impegnato nella guida. Beh, nello specchietto si vede solo la fronte. Dove sono gli occhi di mio padre? No, eccoli! Eccoli! Li abbiamo appresi. Dove sono? Sono qua. Amore, che mi dici? Quiero recordar que la vida es un sueño. Mi amo questa canzone. Ah, ok, amore. Allora, boh, ascolta la diretta, non so se ti diverti. Amore, dai un parere. Sembra che c'è un mascara. O sono io che ho le visioni? Vabbè. Andiamo a mangiare. Beh, adesso andrò in un bar a mangiare qua. Eh sì, lo so che non ce l'ho, amore. Ma non lo so, me l'ha sembrato che ce l'avevo. Non lo so, sono io visionario. Vabbè, sono pazza. Vabbè, a parte questa cosa, accantoniamola. E boh. Allora. Beh, allora, amore, i primi minuti che ti sei perso parlavo di abbigliamento, shopping, argomenti forse un po' da ragazze, forse, boh, forse annoio. Però vabbè, ti voglio fare un riassunto. E comunque parlavo che io amo i vestiti, che c'è il mio cappello bianco, che quando l'ho visto me ne sono innamorata, veramente era bellissimo. Io dico, quel cappello deve essere mia. Grazie, amore mio. E comunque me ne sono innamorata. Amo tanto i vestiti e anche i jeans stretti che sto mettendo adesso. Poi chiari così, proprio li amo da morire, veramente. Non so come metterli così. Li metto così. Aspettate che vi faccio vedere. Cucciola! Cucciola! Eccola amore, hai visto LOL? Come ci andiamo in macchina, amore! Pom pom! Mi ha coperto la faccia! Cucù! Ecco! Eh già, lo amo però sto pompom, è stato una coccola, è tipo le copertine, la copertina di Linus e di Snoopy, non so se avete presente cartone animato, io c'ho il cappello, invece, di avere la copertina, non so, vabbè. No, Pompo, non ti metto davanti alla telecamera perché. Via. Ora è. Cosa hai capito, amore? Bolle blu, guarda quante bolle, guarda raga. Beh,
Beh, comunque questa diretta era solo una prova perché non ho mai fatto dirette da quando ho aperto il canale. Ho sempre fatto video normali, ho detto, oh, ma dai, mio ragazzo invece fa tante dirette, ho detto, perché non posso farle anch'io, scusa. Quindi ho voluto farle così. Boh. Ragazzi. Ah, ok, amore. Mi piace l'effetto bollicine. Adesso cambio effetto, vediamo. Discoteca. Oh mamma mia. Oh cavolo. Si balla? Non c'è musica però. Si balla? Si balla, sì. Vabbè, adesso mi sto divertendo con i filtri. Oddio. Oddio, oddio, questo effetto no. Vi prego, guarda. Mi sembro sembra Giulio da un film horror, veramente. Sembra un femmina. Sono uscita da un film dell'orrore, aiuto, ho i capelli bianchi, sono invecchiata. Perché sono invecchiata così presto? No, no, ho solo 18 anni. Mio, ho i denti di Dracula, che è? Ma che schifo di effetto è? Sono un mostro! Ma come ho fatto a diventare cappelle così scura? Io sono bianca come un latticino. Poi perché questi capelli sono neri e questi sono bianchi? Poi sembra che sono macchiata qua. Ah no, sono macchiati gli occhiali. Boh. E basta. Cambiamo effetto. Lo odio questo effetto. Vediamo questo effetto. Oddio. Sembra che me l'ho fatto un ritratto. Mi avete fatto una brutta copia. Non sono così, dai. Perché sono così? Ma avete fatto un disegno così? Ma un disegno veramente? Ma io voglio che chiamate il disegnatore. Che avete fatto un pessimo lavoro. Guarda che non sono io questa. Non mi assomiglia per niente. Non sono io. Non guardate. Anche Lola è molto bella. Mi devo rimettere il cappello. Aspettate raga. Allora, vabbè. Devo. Aspetta. Allora, adesso devo uscire perché. Allora, sono contenta, amore, che ti stai divertendo. Beh, era una diretta improvvisata a vedere come andava. E quindi adesso il prossimo video si tratterà di provare tutti gli effetti possibili e ridere insieme. Allora, adesso io vado a mangiare al bar. E quindi vi saluto, mi do un bacio enorme e ci vediamo la prossima volta. Ciao!